mi sembra che questa assemblea abbia dimostrato ampiamente le ragioni del no alla TAV, ma mi sembra soprattutto una cosa importante, che queste assemblee dobbiamo farle dappertutto, e dobbiamo farle dappertutto perché non esistono le ragioni del sì. Qualcuno ha parlato del silenzio da parte di chi è a favore della TAV, e il silenzio è perché non sanno cosa dire. Il silenzio è perché non hanno ragioni, non possono spiegarci l'inspiegabile. Possono mica dire che la fanno per arricchire, non possono dircelo questo. E allora fanno finta di niente e sperano che la popolazione non sappia che cosa gli stanno combinando sulla propria pelle. E allora è importante che il silenzio non passi. Ed è per quello che torno a fare la proposta di prima, quella delle bandiere, perché se tutti mettono delle bandiere fuori dalle proprie finestre, proprio fuori dai propri balconi, si capisce chiaramente come la pensa la gente. Ci si è detto che si è in pochi, è vero. Se andiamo a vedere la popolazione generale si è in pochi, ma siamo tanti. Siamo riusciti a riunire due regioni, siamo liguri e piemontesi. Si è fatto un grosso discorso sul territorio, paese per paese, e i comitati servono per quello. Ma la TAV, fatta così, con questi soldi, con questi veleni che girano per tutto l'Alessandrino, per la Liguria, la TAV deve essere combattuta da tutti, e siamo tanti. E siamo veramente tanti, e siamo già tanti, e saremo sempre di più se continueremo a parlare, se continueremo a far sentire la nostra voce, e possiamo farlo, e lo stiamo facendo. Bisogna fare tantissime assemblee popolari, e per questo, perché questo non è un movimento non popolare, devono essere tutti, tutte le persone, tutti voi che siete qui e tutti gli altri, a mettersi in prima persona davanti per decidere e muoversi. Ci sono state tante proposte, e tutte queste proposte secondo me bisogna vagliarle, bisogna parlarle e parlarle nel proprio territorio, ma sono importanti tante assemblee, sono importanti tante manifestazioni, e tutte queste cose le possiamo e le dobbiamo fare adesso, subito, perché adesso subito vogliono decidere sulla nostra pelle.